Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica e bentornati nel Robby Mello 81 Mod News. Ragazzi, è forse uno dei più corti della storia di Mod News, perché non c'è veramente niente da dire. Sono uscite due paginette scarse dei mod, ne saranno uscite una ventina in tutta la settimana, che poi tra l'altro è stata la settimana corta, perché fino a martedì la Giants è stata in ferie, quindi Pasquetta, Pasqua, Pasqualotti, Pasqualini, e poi non è uscita una beata cippa. Anche dal mondo dei modder non abbiamo novità, tutti zitti, tutti tacciono, non ci abbiamo tanto da dire. Però quel poco che abbiamo da dire lo diciamo e passeremo qualche minutino in compagnia. Prima però fatemi ricordare le cose che sono fondamentali, raga, per il canale, fondamentali, ovvero l'altra piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, dove se avete Prime potete sostenermi gratis con un abbonamento. Poi vi ricordo che potete sostenermi anche qua in questo canale qui con un... dice lo stanna Robby, la sedia, sto a cadere con la sedia, mamma mia. Dicevo, non lo taglio sto pezzo, voglio che voi sappiate quanto uno streamer rischia la vita a volte sul lavoro. Allora, mi stava a cappottare con la sedia. Poi dicevo, l'altro mio canale, che potete offrire un caffettino al canale, non canale al caffettino, un caffettino al canale con il tasto super grazie, che poi potete acquistare tutto quello che riguarda Farming dalla mia affiliazione Giants ed aiutarmi a raggiungere la partner oro, perché per me sarebbe proprio un sogno. E poi raga, il mio secondo canale, venite sul mio secondo canale, dai ragazzi, non ci credo che da qui a stasera ne riusciamo ad arrivare a 1070. Mi pare che siamo 1066, una roba del genere in questo momento. Dai raga, della porto la storia dei videogiochi, passata, presente, futura, vlog, contro vlog, di tutto porto ragazzi, motorsport, di tutto. Quindi passate anche di là, vi aspetto, Robby Mello 81 Extra, lo trovate qua sotto. E adesso iniziamo a parlare di quel poco che c'è da parlare. Allora, io in tutta la settimana ho salvato tre mod. La prima è la Marshall MS-105 MUC o MAC Spreader, che è uno spandiconcime laterale. A me mi sono sempre piaciuti gli spandiconcime laterale, no? Chi mi segue da tempo sa, anche nei vecchi Farming mi sono sempre piaciuti gli spandiconcime laterali, quindi carino, 95 cavalli di potenza, 6 metri di lavorazione laterale, 8600 litri di capienza, bellino, dai, per i vostri trattori piccoletti, per i vostri campi piccoletti ci sta, ci può stare. Poi mi è piaciuto molto l'Hurleyman XMT4i, dai 110-130 cavalli, l'abbiamo provato in un gameplay, andatevelo a vedere, poi vi faccio vedere in quel gameplay lì tutte le varie configurazioni eccetera eccetera. Se mi ricordo ve lo lascio qua nel box informativo, ma speriamo che mi ricordo. È molto carino ragazzi, molto carino, un modello che non avevamo ancora su Farming. Io parlo sempre di Modab ufficiale, perché qualcuno mi ha detto è come il Lamborghini Nitro. Sì, dove sta il Lamborghini Nitro sul Modab ufficiale? Su console dove sta? Non c'è. E allora è una novità ed è una cosa piacevole, quindi è una, forse la mod più carina della settimana. E poi questo pack mi è un po' più... gli ho dato la sufficienza più che altro per per l'idea in sé, no? È un piccolo pack di defogliatri per le barbabietole, contiene una defogliatrice, un estrattore, non so come si chiama sto coso che estrae le barbabietole, le lascia sul campo sotto forma di andana, e poi voi passate con il raccoglitore le raccogliete. Se proprio vi volete fa del male, se proprio siete quelli che amano ste lavorazioni piccole eccetera eccetera, questa mod qua potrebbe piacervi. Il concetto più o meno è quello del DLC Grim per le patate, ecco, più o meno è quel concetto lì, e quindi mi è piaciuto per l'impegno, diciamo, l'impegno. Per il resto ragazza, settimana è finita qua, è morta qua. A livello di news non abbiamo nulla da dire, se non che è uscito questo vlog che festeggia 15 anni di Farming Simulator. Ci ho fatto un video ragazzi, ci ho fatto un video, ve lo lascio qua se mi ricordo nella i, se non lo vedete andate a vederlo, tanto sta nei video precedenti, lo trovate subito. I 15 anni di Farming Simulator e 2,5 biliardi di mod, che dovrebbe essere miliardi, quindi non mi sbaglio, 2,5 miliardi di mod
scaricate, tanta roba ragazzi, tanta roba. Ripercorriamo in quel video che ho fatto la storia di Farming, e tra l'altro ci sono stati dei vostri commenti che mi sono piaciuti tantissimo, perché molti di voi hanno condiviso la loro esperienza, i loro ricordi di Farming in quel video sotto i commenti, e io ci farò un commento ai vostri commenti, ci farò un altro video. Tu direi: come i commenti dei nostri commenti? Sì, commenterò i vostri commenti, perché mi è piaciuto tanto quel video, come avete commentato, come vi siete aperti, mi è piaciuto. Io leggerò volentieri i vostri commenti, l'ho già letti ma li rileggo e li commenterò, ci faremo un bel video. Non c'è una mazza da dire per quanto riguarda i siti esterni, ma abbiamo piccole notizie per quanto riguarda il Pump and Hose, ovvero Creative Mesh ha confermato che questa botte qua, questa pompa, è una pompa più che una botte, sarà disponibile con un update del Pump and Hose. Quindi ci sarà questa botte, questa che mi sembra una pesa, questa qua dovrebbe essere una pesa, una roba del genere, e basta. E poi come ultima notizia vi do che anche Airshaba sta facendo una nuova mappa che si chiama La Vecchia Campagna Agricola, una roba del genere. Questo è il PDA, ci ha mostrato il PDA, quindi aspettiamo, attendiamo. Per quanto riguarda le altre mappe non abbiamo novità, quindi è inutile che mi scrivete: ehi, ma l'Italia Rice, la Vecchia Campagna Agricola, ma il pivot, la mod del pivot, non lo so ragazzi, perché se le notizie non le vedete qua vuol dire che non ci sono notizie. Cioè io per fare il mod news mi faccio il giro di tutti i social dei modder, raccolgo le notizie e poi qua ve le dico. Se vedete che qua non vi dico niente vuol dire che i modder non ne hanno parlato, quindi non so una cippa, sarebbe facile da capire la cosa. Ragazzi, questo è tutto. Settimana, mamma mia, disastrosa. Vedremo un po' nella prossima quello che succederà. Fatemi sapere, come sempre, la vostra nei commenti. Ma mi sento quasi imbarazzato a chiedervi quale mod vi è piaciuta di più. Quale mod? È uscito niente? Che mod vi è piaciuta di più? Non lo so, raga, commentate, scrivetemi un po' quello che vi pare, scrivete, l'importante è che scrivete, che lasciate un like. Io ringrazio gli amici abbonati, quelli che ancora sono abbonati, che ancora danno il loro sostegno al canale, perché il canale ha bisogno di voi. I canali non vivono solo durante le pandemie o durante il lockdown o durante quando si sta a casa. I canali hanno bisogno di voi sempre. Senza il vostro supporto i canali muoiono, non solo il mio ma tutti quelli che fanno questo di lavoro. Quindi mi raccomando ragazzi, l'abbonamento è una cosa importante, il supporto e il sostegno. Detto questo ragazzi, io vi auguro una buona domenica, vi abbraccio e ci vediamo ai prossimi video. Ciao.